Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ciao di nuovo a tutte pecorelle, buongiorno e bentornati sul canale. Se mi vedete accrocchiata, acconciata, abbigliata allo stesso modo rispetto al video precedente, perché stamattina ho un paio di orette libere e quindi ci devo dare dentro come una disperata nel cercare di girare tutti i video che mi ero prefissata di pubblicare sul canale. Questo sarà un video molto molto speciale, in realtà senza nessuna pretesa. È un video consigli per gli acquisti. No, non per gli acquisti, ma un video che ho deciso di girare per magari dare una piccola mano, una piccola me stessa in versione aiuto per quanto riguarda delle idee regalo che si devono fare all'ultimo minuto. Magari capita a tutti di avere delle persone a cui sarebbe bene, sarebbe buona cosa, sarebbe anche piacevole fare un pensierino di Natale proprio dell'ultimo minuto che non si è preventivato di fare, magari le idee scarseggiano. Per chi avesse bisogno di qualche spunto creativo, di qualche idea da realizzare in pochissimo tempo, con pochissimo dispendio economico di materiale ed energie, oggi vi propongo 5 idee creative da poter regalare sotto le feste. 4 all'uncinetto e una ai ferri, che sono alla portata di tutti come grado di difficoltà di realizzazione, quindi non vi preoccupate perché sono delle creazioni velocissime, facilissime, e io ho cercato di rimanere entro le 3-4 orette di lavoro per realizzare l'oggetto in sé, perché se deve essere un regalo dell'ultimo minuto deve essere qualcosa che si può fare davvero nel minor tempo possibile, ma allo stesso tempo deve essere comunque una creazione bella, un oggetto bello, piacevole da vedere e da indossare. Premetto che di ogni creazione trovate giù nell'info box il tutorial che vi aiuta appunto per spicciarvi nel lavoro. Quindi, senza tante pretese, però secondo me sono comunque delle idee che fungono un po' da ciambella salvagente in caso di bisogno. Essendo tutti questi 5 progetti prettamente invernali, io suggerisco, per abbreviare i tempi di lavorazione, quindi impiegarci ancora meno tempo, soprattutto se dovete farne alcuni, di impiegare filati grossi, filati cicciosi, morbidosi. Come sappiamo, più un filato è grosso, meno tempo impiegherete per realizzare l'oggetto, quello che dovete appunto poi donare. Qui parliamo di berretti, scialli, scaldacolli, quindi sono comunque progetti già di per sé contenuti, e più il filato appunto è grande, meno tempo impiegherete. Io vi consiglio quindi di utilizzare lane e mistilana. Partiamo dallo scaldacollo che indosso. Io l'ho indossato per farvelo vedere, così è una figata. Questo è lo scaldacollo Sherwood, l'avevo realizzato a canale aperto da poco. Ho applicato dei bottoni sul lato perché appunto è uno scaldacollo che si può chiudere a portafoglio. Fa anche un figurone pazzesco se indossato su una bella maglia, su un bel maglioncino. Adesso voi non fate conto che io abbia addosso una t-shirt da povera scappata di casa, ma è una delle t-shirt che uso stare in casa, quindi insomma, beh, bello. Qui avevo utilizzato un filato mistolana comprato al mercato. Questo scaldacollo potreste riuscire a realizzarlo anche in 3 orette. È molto semplice come lavorazione e anche l'applicazione di bottoni è facilissima, quindi non vi preoccupate. Poi passiamo alla fascia per capelli. Tenete conto che la fascia per capelli vi richiede circa mezz'oretta, 40 minuti di lavorazione, quindi è forse il progetto più veloce da lavorare di tutti quelli che ho qui sotto mano. Però se avete da fare qualche presente così che vi salta fuori la necessità all'ultimo minuto, o magari colleghe di ufficio o la vicina di casa, la nipotina della vicina di casa, insomma, non si sa mai, in mezz'ora la realizzate. Anche qui avevo utilizzato un mistolana acquistato al mercato. Passiamo all'unico progetto fatto ai ferri, ma anche qui è davvero facilissimo, semplicissimo, se ce l'ho fatta io che con i ferri sono una principiante atomica assoluta, proprio una schiappa, una caprona, ce la potete fare tranquillamente. Questo è lo scaldacollo ai ferri, un modello basico, classico, visto e rivisto, ma un evergreen. Sarà banale come qualcuno mi ha scritto, ma chissene, perché secondo me le cose banali, che poi banale,
La banalità del male, cioè le cose semplici, facili da fare, sono anche quelle più eleganti, perché secondo me il troppo stroppia e alla fine questo è un modello che va bene per uomo, per donna, per bimbo, per veci, cioè di che vogliamo parlare? Comunque, se non piace, piacenza. C'è poco da fare. Anche per questo progetto vi consiglio assolutamente di lavorare con un filato bello grosso, bello cicciotto, perché io per realizzare questo scaldacollo ci ho impiegato almeno 6 orette buone suddivise in 2 giornate, per cui di tutti questi progetti, assieme allo scialle, è forse quello che vi richiede un po' più di tempo. Però anche qui fate conto che io non ho tanta dimestichezza con i ferri. Oddio, adesso mi sto un pochino skillando di più, sto cominciando a skillarmi un po' di più senza alzare troppo la testa. Manteniamoci umili, che è meglio, onde evitare figuracce di cacca. Però ho utilizzato un filato un po' più sottile. Se voi utilizzate un filato grosso il doppio, dimezzate anche qua i tempi di lavorazione. Quindi diciamo a cicche e spanne che in 4 orette sarete sicuramente in grado di realizzarlo. Poi ovviamente più uno è ginnasticato, più uno è abituato, ha le mani che vanno da sole, meno tempo ci impiega. Poi, old but gold, il classico berretto da scappato di casa. No, non è vero, cioè è il berretto all'uncinetto più facile del mondo. 2 orette, massimo 3, e lo fate. Questo mi sta anche un po' abbondante perché a furia di portarlo, metti, togli, metti, togli, metti, togli, la lana tende sempre un pochino ad allargarsi. Comunque nei miei video, per quanto riguarda le misure, eccetera, preciso sempre di rimanere indietro di 2-3 cm con il diametro e le circonferenze. Comunque, questa è la classica sberiola salvacchiappe. È la sberiola che vi tiene caldo, che impegna poco, che a seconda anche del filato che utilizzate ha una resa più o meno, non so, elegante, un po' più divertente. Potete sbizzarrirvi con i colori, potete creare un berretto nero con le paillettes, oppure dai 1000 colori, insomma, anche in base alla persona che poi lo riceverà, ecco. Sono anche dei progetti che si adattano bene un po' al riciclo creativo di filati, o quantomeno all'impiego dei filati che giacciono sempre un po' sepolti nel dimenticatoio dei nostri stash. Quindi la classica sberiolina, ripeto, 2 orette e mezza, al massimo 3, e ve la cavate. Rimettiamoci i fondi di bottiglia. Ultimo, ultimo progetto. Anche questo, magari assieme allo scaldacollo ai ferri, è quello che potrebbe richiedere un pochino più di tempo, ma rimaniamo sempre entro le 4 ore, 4-5 ore, sempre se lavoriamo dei filati belli grossi, belli sostanziosi. È lo Shallus. O meglio, quello scialle che si sviluppa tutto, tutto, tutto in orizzontale, rimane più schiacciato in altezza. È uno scialle che anche qui potete adattarlo in base alla necessità. Potete fare uno scialle da casa, quindi bello grezzo, rustico, caldo, avvolgente, con questi filati cicciosissimi e morbidissimi. Vabbè, adesso sullo scaldacollo fa anche un po' una figura pecia, però io sono contentissima di aver regalato lo Shallus a un po' di persone perché ne sono rimaste tutte stra contente. Ed è uno scialle che non è quegli scialli coperta giganteschi che vi avvolgono, che ve li dovete trascinare in giro per casa, che pesano dei quintali, che anche piegati vi occupano un sacco di posto, intanto pelumini volano. È sempre triangolare, ma è molto più ampio nel senso della lunghezza che dell'altezza. Quindi non vi cade troppo sulle chiappe, rimane a metà schiena, anche un po' meno. Non dovete farlo grande chissà quanto, perché è uno scialle coprispalle, ecco. E tra l'altro il modello è estremamente divertente da personalizzare perché potete variare il motivo giro per giro, potete farlo traforato, non traforato, potete fare dei punti incrociati, potete fare dei punti a rilievo in avanti, a rilievo indietro, anche a seconda del tempo che avete a disposizione, potete decidere di dargli un tocco in più, potete anche farne 2 o 3, ognuno diverso dall'altro, perché per ognuno lavorerete magari un punto particolare rispetto all'altro scialle. Bene amici, io concludo qui questo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, più che altro vi possa magari tornare utile.
per delle idee regalo dell'ultimo minuto, proprio dell'ultimo giorno, fatemi sapere con un commento che cosa ne pensate, io spero appunto che lo abbiate apprezzato, e scrivetemi che cosa avete preparato voi come pensierini di Natale fatti in casa da regalare ad amici, parenti, colleghi. Io vi ringrazio tantissimo come sempre per essere stati in mia compagnia anche oggi, vi auguro buona giornata, buona settimana, un bacione e alla prossima, ciao!